Torna anche quest'anno la manifestazione Invito a Palazzo, che apre le sedi storiche delle banche e delle fondazioni di origine bancaria delle città italiane. Per il ventennale sono stati anche realizzati alcuni podcast su palazzi e luoghi di interesse. Io sono Nicola Svallario e questo è I Sentieri dell'Arte con Invito a Palazzo. Scopriamo la meta di oggi. Sapete mantenere un segreto? Beh, spero di sì, perché se no mi mettete nei guai. Mi trovo a Napoli, sono passato di qua per fare un giro. Da Roma ci metto davvero poco ad arrivare con il treno, un'oretta. Se vi state chiedendo se sto scappando da qualcosa o da qualcuno, e col segreto, la risposta è sì. Dal mio medico, il mio medico di base, dice che ho il colesterolo alto. Sapete cosa significa? Niente fritti, niente alcol, niente pizza, niente babà. Ma io mi domando che vita è. Vabbè, da ora in avanti un mese di insalatine. Però, dato che la dieta si comincia sempre domani, farò così. Dai, è una tortura stare a Napoli e non poter mangiare la pizza. Comincio domani. Oggi invece cammino per le vie del centro di Napoli. Quelle dove ci sono sempre i mercatini, tra quei magnifici presepi, effigi di Maradona, ovunque quella magia che solo in questa città si respira e che non si può spiegare. Questa è una delle mie città preferite e ci vengo molto spesso. Passo davanti al murale che Banksy ha realizzato per le stradine del centro. Il cartello è molto divertente, dice: opera di Banksy, custodita dalla pizzeria del presidente e da Agostino Opaz per rendere Napoli unica. Non conoscete Agostino Opaz? Sì, vabbè, la mia pronuncia del napoletano è quella che è, lasciamo stare. Comunque non ve la racconto la sua storia, dovete andare a scoprirla da soli se volete. Mi fermo a parlare con alcune persone davanti al murale di Banksy, lì davanti alla pizzeria del presidente. Ci fermiamo a parlare d'arte e un ragazzo mi dice che sta studiando storia dell'arte all'università. Gli dico che anche io mi occupo d'arte e lui da subito dà per scontato che io sia a Napoli per quello. Sì, è vero, ma non solo, devo godermi il mio ultimo giro prima della dieta, tipo condannato a morte, no? Vabbè, siamo in 3 o 4 a parlare. Quel ragazzo ci chiede se conosciamo Palazzo Zevaglios Stigliano, un edificio storico che si trova qui vicino. Qualcuno di noi lo conosce, qualcun altro no. Giovanni, così si chiama lo studente, ci dice che fa parte delle gallerie d'Intesa San Paolo e che lui sta facendo la tesi proprio su quel posto. Subito mi viene in mente il dépliant che mi hanno lasciato a Milano a Piazza Scala, l'altra sede di Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo. Giovanni mi dice che ci sta andando proprio in quel momento e che se vogliamo ci può fare da guida. Accettiamo subito tutti. Eccoci arrivati, e sulla centralissima via Toledo. Dall'esterno ha un'architettura un po' severa, ma una volta entrati ci ritroviamo al centro di una sala enorme, dove dal soffitto esplode una luce fortissima. Si tratta di una vetrata policroma realizzata su progetto dell'architetto Luigi Platania negli anni 20 del Novecento. Vi assicuro che l'atmosfera è spettacolare. Giovanni, che oggi appunto ci farà da guida, dice che però quello spazio in origine era il cortile del palazzo. L'edificio ospita numerose iniziative, si va dai laboratori didattici, ai convegni, ai concerti, alle esposizioni temporanee e molto molto altro. Il tour continua, saliamo lo scalone e ci avviciniamo alle sale espositive. Che sfarzo! Seguo le decorazioni pittoriche delle pareti e con lo sguardo salgo fino ad arrivare al soffitto. C'è un'opera straordinaria, l'Apoteosi di Saffo, di Giuseppe Cammarano. Una pittura di stile accademico con influenze classicheggianti e barocche. Meraviglioso. Giovanni racconta che questo palazzo fu realizzato su volere di Giovanni Zevaglios nel 1639, che affidò la realizzazione a Bartolomeo Picchiatti. Nel 1647 l'edificio venne preso d'assalto e dato alle fiamme nel corso dei tumulti popolari, danneggiandolo profondamente. La famiglia Zevaglios, anche a causa dei debiti che aveva accumulato, fu costretta a venderlo a una famiglia di mercanti di Anversa. Questi erano di una casata molto ricca, impegnata anche nel mercato dell'arte, oltre a essere imparentata con diversi artisti fiamminghi, tra cui anche i Bruegel. Fu così che iniziarono a creare un'importante collezione d'arte, che si ampliò quando la casata si imparentò prima con quella senese romana dei Piccolomini e poi con i Colonna, inaugurando così un periodo di grande sfarzo per il palazzo stesso.
Basti pensare che sul fine del Settecento, durante i cortei pubblici, Palazzo Zevaio Sestigliano era uno dei luoghi più frequentati di Napoli, poiché bastava affacciarsi dai balconi o dalle finestre per godere della vista su una delle arterie della città. Nel 1831 il palazzo fu venduto e visse un lungo periodo di incertezza e di precarietà fino al 13 dicembre 1898, quando divenne prima la sede della Banca Commerciale Italiana e poi nel 2007 il luogo magnifico che conosciamo oggi. Chissà quanta gente è passata di qui. Proseguiamo il cammino nella collezione che conta più di 120 opere, che comprende un periodo che va dagli inizi del 600 ai primi anni del 900. I pezzi provengono dalle raccolte degli istituti di credito, per lo più del Banco di Napoli e la Banca Commerciale Italiana, oggi confluiti in San Paolo. Il nuovo allestimento, curato da Fernando Mazzocca, permette di osservare il valore artistico di queste opere e di comprendere quello storico-culturale del Sud Italia. Giovanni mi porta di fronte a quello che è il gioiello della collezione, il Martirio di Sant'Orsola di Caravaggio, del 1610. Che capolavoro! Siamo al secondo piano, nella sala degli stucchi, e veniamo folgorati da quell'immagine di quella povera principessa uccisa perché rifiutò di sposare un reunno. Dietro le spalle della santa si vede la testa di un uomo che gli studiosi reputano essere uno degli ultimi autoritratti, se non addirittura l'ultimo autoritratto di Caravaggio. Per non parlare poi dell'opera di Artemisia Gentileschi, Sansone e Dalila, altra opera carica di pathos di una delle più importanti pittrici di sempre. Si prosegue con le opere di Luca Giordano, con le vedute ottocentesche di Napoli della scuola di Posillipo e quella di Resina. Avvicinandoci poi alla fine si arriva a quello che chiamano o scultore pazzo, ovvero Vincenzo Gemito, importante orafo e scultore napoletano appunto. In questo palazzo infatti è conservato uno dei nuclei di opere più importanti dell'artista, composto da terrecotte, bronzi, disegni, prodotti tra gli anni 70 dell'Ottocento e gli anni 20 del secolo successivo. All'uscita c'è una ragazza dello staff con un'aria molto solare che ci chiede se ci è piaciuta la visita. È la prima volta che lo visito. Che dire, all'interno si respira un'atmosfera fantastica. Infatti sono rimasto meravigliato dallo sfarzo del palazzo e dalle sue architetture. È stata davvero un'esperienza unica. Beh, anche questo edificio è davvero magnifico. E su questo siamo tutti d'accordo. Adesso mi è rimasto solo Palazzo Leoni Montanari per vedere tutti i palazzi di Intesa San Paolo. Quindi, prossima tappa, Vicenza. Saluto e ringrazio tutti, soprattutto Giovanni. Io torno alla pizzeria del presidente, dico a tutti. E Giovanni mi dice, ah certo, vuoi vedere meglio Banksy? E io gli rispondo, sì certo, ovvio, vado per il Banksy. Ma tra me e me sento già il profumo della mia pizza. Questo podcast è stato realizzato per Invito a Palazzo e a cura di Nicola Sballario, la regia è di Valerio Conti. In redazione Alessio Vigni.